Grazie. Allora, le canzoni fanno, hanno effetti molto diversi sulle persone. Uno tante volte pensa che le cose che in qualche modo restano un po' di più forse sono quelle che passano di più per radio, ma non è mica sempre così. C'è ad esempio una canzone che risale a un album di quelli un po' meno considerati fra i miei, chiamiamola così. È una canzone che ha 13 anni alle spalle, non è mai passata per nessuna radio, penso l'abbia mai passata. Ma è una canzone che da 5 anni gli iscritti al fan club si ostinano a votarla come la seconda migliore canzone mia di sempre. Ed è una storia strana, perché è la storia di uno che si chiamerebbe Veleno, che gira nella notte fra il Bar Mario e il fiume in tasca una rivoltella. Non sappiamo se farà fuori se stesso o se farà fuori qualcun altro. Sappiamo che invece che rientrerà a casa e lì rientrerà nella, andrà a dormire sul divano, mentre nella sua camera sua moglie e il suo amico stanno facendo i porci comodi, e per quella notte comunque ancora tirerà avanti così. Non possiamo che farvela sentire. Alle 10, Veleno seduto da Mario davanti a una grappa e un posacicche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione. Una foto di donna gli brucia da dentro la giacca, chiaramente dalla parte del cuore, e la gamba gli duole del peso del freddo di un cannone che chissà come è riuscito a trovare. Non ho tempo né voglia di pregare Dio, perché contare soltanto sul suo dolore, su sei colpi e infine su di sé. C'è chi ha scelto la donna sbagliata e forse scelto per tutta la vita, altra scelta che ha è a chi farla finita. Bestemmie sul cuore, però i conti per sé li sa fare. Il totale non cambia anche se fa star male. Però non piange mai, se non è davvero solo. I duri hanno due cuori, un cuore buono, amano un po' di più. I duri hanno due cuori, o il cuore guasto, odiano sempre un po' di più. Un quarto alle 2, Veleno seduto sul ponte sul fiume e vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato alle ossa uscendo per forza dal cuore. Di così tanto mondo c'è solo un posto in cui possa tornare, e gli scappa una stramaledizione. Sta pensando che la sera dopo darà un cazzotto ad un tipo che questa sera rideva di lui e si è fatto sentire. Darà pugni alla porta di camera sua, urlerà alla sua donna e al suo amico di fare più piano, e sul suo divano si stenderà. C'è la notte di chi c'ha un amante, è la notte di chi non ha niente, e la notte per forza, volenti o nolenti. C'è chi ha perso una brutta partita, ma comunque una fischia è restata, e può darsi ci sia un altro